Buonasera, come fa quella pubblicità? Buonasera Giovanni De Leonardis. Buonasera a tutti. Buonasera Stefano Meo. Buonasera Pier Francesco Favino, Sergio. Favino. Vabbè, prendiamo la cosa. Io ve lo dico francamente, io questa puntata non la volevo fare. E dicevo, risparmiamoci la puntata, mandiamo in onda una delle tante puntate precedenti, tanto particolare più, particolare meno, poco è cambiato rispetto alle altre partite. Accadono sempre le stesse cose, il Lecce che gioca un tempo, il Lecce che si fa mettere sotto normalmente nella ripresa, e insomma questo è l'andazzo di questo periodo. Insomma, io sono un provocatore, lo so da tanto tempo, quella di Genova è stata l'ennesima replica di quel che il Lecce da una decina di partite dimostra di essere, niente di più e niente di meno. C'è però la domanda nuova, arriva nuova la domanda del presidente del Lecce, Ticchi Damiani, si domanda il perché di questi cali relativi ai secondi tempi del Lecce. Io risposte non ne ho. E allora le risposte me la dovete dare voi. Noi. Giovanni, me la dai una risposta? È una risposta, sta diventando purtroppo una costante, come tu hai sottolineato. Il Lecce gioca all'incirca un'ora, dopodiché depone le armi e si consegna al nemico. E è così accaduto anche ieri. Sinceramente ieri, dopo un bellissimo primo tempo, era difficile pensare ad un secondo tempo così vergognoso, così osceno. Io lo definisco osceno il secondo tempo di ieri del Lecce, ed era veramente difficile ipotizzarlo dopo il bel primo tempo che si è concluso 0-1 per i giallorossi, ma uno 0-1 che stava anche un po' stretto, abbastanza stretto. Perché poteva finire 0-2, 0-3 il primo tempo. Quindi, e invece il Lecce intorno all'ora di gioca smette di giocare e si è consegnato e si consegna al nemico i cambi, perché D'Aversa intuisce che deve fare i cambi, li fa, ma sono peggiorativi rispetto ai giocatori che erano partiti titolari, quelli del 91esimo. Vabbè, i cambi al 91esimo parleremo più avanti, ne parleremo dopo, certo. Non si fanno sconti a nessuno. Abbiamo detto tutto il bene possibile, quando tutto il bene possibile si poteva dire, prove alla mano, apprezzando D'Aversa quando ebbe a dire dopo 8-9 giornate questa classifica non ci appartiene. A proposito, che fine hanno fatto tutti quelli che allora dicevano che Strefezza, Baschirotto e il nostro portiere dovevano andare in nazionale? Che fine hanno fatto? In attesa di tempi migliori. Allora, sono gli stessi che parlavano di Europa League, di Champions League a inizio campionato, no? Perché erano rimasti così illusi da quegli 11 punti fatti nelle prime 5 partite. Stefano, vuoi illuminare il presidente e spiegargli questo? Non si spiega dopo un primo tempo, ha detto bene Giovanni, io sono d'accordo con lui, un primo tempo se non sontuoso certamente da grande squadra, poi invece questo calo. Il presidente si chiede il perché di questi cali. Lo vuoi aiutare? Sì, lo aiuto sicuramente, dicendo che le stesse cose accadevano nella passata stagione. Il Lecce segnava col contagocce, tutti dicevano Sesai e Colombo non erano all'altezza. Il Lecce giocava solo un tempo. Perché gioca solo un tempo? Il Lecce subiva tanti gol e tutti dicevano Baroni vattene. Quest'anno è cambiato l'allenatore e sono cambiati i giocatori, i problemi sono rimasti esattamente come erano lo scorso anno. E io mi chiedo, è questione di allenatore, è questione di giocatori? Io la risposta ce l'ho, però vorrei sollecitare gli amici a casa a fare un attimo mente locale e a pensare, a tornare indietro, se non hanno già dimenticato la situazione dello scorso anno, e rapportarla, paragonarla con la situazione odierna. Le risposte arriveranno. Intelligenti Pauca. Bravo. Sono in Sardegna. Pauta. Intelligenti in tasca. Allora, Pierpaolo. E Gavino, cosa vuoi che ti aggiunga? È questo lo specchio del momento. Come cosa vuoi? Tu sei pagato per venire in profumatamente. Trasmissione. Profumatamente. Devi dire delle cose. Dimentichiamolo. Il discorso è da fare è sempre quello. C'è una squadra che potenzialmente si dimostra devastante, nei fatti poi finisce alla mercé di qualsiasi avversario, sia questo di prima fascia perché? Che di seconda fascia,
perché a livello mentale non c'è la giusta tenuta. Io sospetto che ci possa essere addirittura, forse mi sbaglierò per carità, ma un difetto di presunzione in questo gruppo. Forse è una squadra che ha pensato di potersi salvare a mani basse dopo tutti quegli elogi, dopo quel girone d'andata con titoloni e tante squadre sotto in classifica. Sì, invece adesso, eccetera, partita dopo partita, questo vantaggio si assottiglia e lì, come accadeva, e lo diceva Stefano l'anno scorso, subentra inevitabile la paura, perché se questo è un gruppo inesperto e giovane per quanto riguarda la capacità di andare a segnare o di evitare un gol al passivo, lo è altrettanto nel momento in cui deve avere nervi saldi e attributi per dimostrare che un gol di vantaggio può bastare per vincere una partita, o perlomeno che ha la capacità di portare a casa un pareggio laddove non riesca a vincere. Invece non succede, e quindi io credo che sia davvero un problema a livello mentale. È ovvio che spetta all'allenatore trovare le giuste soluzioni e non ripetere determinati errori che adesso si verificano con una certa frequenza preoccupante, aggiungo, ma insieme all'allenatore ci deve essere la figura della società, che deve essere presente, non coccolare troppo questo gruppo, non usare ovviamente neanche il bastone, però far capire che qui ci si sta giocando la permanenza in Serie A e non è più tempo di scherzare, siamo a febbraio. E qualcuno, Giovanni, aggiunge che al di là di questa condizione psicologica c'è anche qualcosa che riguarda la situazione fisica di questa squadra, perché il crollo avviene di norma nei secondi tempi. Da Versa questa continua a dire di no. Si affloscia anche fisicamente. Sì, è probabilmente il pressing alto del primo tempo, poi lo si paga nel secondo. Quindi ritorniamo alla storia della maratona. Anche se Da Versa dice di no, però insomma, ieri abbiamo visto Gendré, per esempio. Sì. È stato l'emblema di quello che è successo ieri. Ha fatto un primo tempo strepitoso, proponendosi in attacco, ha fatto lui il passaggio del gol, ha sfiorato il gol, poi nel secondo tempo crollato. Ecco, quindi io non credo che sia solo un aspetto mentale, c'è sicuramente l'aspetto psicologico, però credo che questa squadra paghi questo forcing, questo pressing alto del primo tempo, lo paghi poi nell'ultima mezz'ora di gioco. Quindi Giovanni, si tratterebbe, uso il condizionale, il congiuntivo tratterebbe, no? È sempre condizionale. Il condizionale che si tratta di amministrare le risorse fisiche in modo tale che esse siano presenti nel corso dell'intera partita. Ma qualora lo sforzo del primo tempo servisse per andare all'intervallo sul 2-0, sul 2-0, allora sarebbe anche giustificato, perché poi il 2-0 magari nel secondo tempo lo puoi anche amministrare e gestire. Ma sforzarsi tanto e consumare tante risorse psicofisiche e andare con il golletto negli spogliatoi, non si è riusciti nemmeno a trasformare un calcio di rigore, insomma, questo la dice lunga. E anche al Milan c'è stato uno che insomma, stiamo parlando, Giroud se l'è fatto pagare, Hernandez se l'ha messo sul palo, quindi questo può capitare, ma parleremo di quel calcio di rigore. Però Gavino, scusami, siccome l'ambiente è frizzante, ferve. Credo anche Giovanni ne abbia contezza, sì. Gli amici che stanno seguendo in contemporanea sull'eccezionale hanno già una domanda per Stefano. A qualcuno non è piaciuta quella tua affermazione iniziale? C'è Marco Fioschi che dice: che significa le risposte arriveranno? A te è stata fatta la domanda, dillo. No, non lo posso dire, io ho lanciato in sasso e ho sollecitato gli amici a casa a pensarci su. Analogie con la scorsa stagione. Vabbè. E allora però ci sono anche voci, l'abbiamo sentito sui social, letto sui social e sentito anche da emittenti locali, servizi sportivi. Abbiamo espresso una superiorità. Io credo che si debba emettere un giudizio del genere valutando l'intera partita. Beh. E l'intera partita non parla di un furto da parte del Genoa. Assolutamente. Semmai dallo smarrimento del portafoglio della partita da parte del Lecce, perché i numeri non dicono un granché, però non pesano sulla bilancia più dalla parte del Lecce che da quella del Genoa. E i numeri sono che i tiri in porta sono 7 quelli del Genoa, 5 quelli del Lecce, che le parate sono 4 del portiere del Genoa e 5 del portiere del Lecce, che sta a significare che proprio di furto non è il caso di parlare. No. E peraltro, se me lo consentite,
evitiamo questa storia che tutto il mondo ce l'ha con il Lecce. Ieri il Lecce ha perso perché ha perso il Lecce. Per e propri demeriti. Ad aver perso la partita per propri demeriti. Vabbè, come è accaduto nelle partite precedenti, tra l'altro. Come no, nelle non partite lo dimentichiamo. Precedenti. Non, ci fermiamo un attimo per la pubblicità. In modo che la regia possa mandare in onda le puntate precedenti. Tanto le stesse cose. Le stesse cose. Se avete problemi, questa è la pubblicità. Problemi e Euchessina e vi passa tutto. Indolore. Allora, no, purtroppo c'hai ragione, è un cliché che si ripete da tempo. Io voglio solo ricordare che il Lecce nelle ultime 17 partite ha totalizzato 10 punti con una media di 0,59 punti a partita. Se consideriamo invece le ultime 10 partite, i punti conquistati sono 5, quindi. Sì, sono 5 i punti, la media è scesa a 0,5, e se consideriamo le ultime 6 partite, un solo punto con una media di 0,16. Quindi diciamo che il Lecce sta prendendo proprio la strada che porta dritta dritta, quindi, verso la Serie B, e quindi, bisogna per forza invertire questo quindi, trend. Quindi cari signori, in vena di assoluzioni, comunque questi sono i numeri, e i numeri sono poco discutibili, altro che siamo uniti, sì, siamo tutti uniti. A proposito, ho letto, adesso è il momento di stare uniti. Traducetemi questa cosa, non so, andiamo cosa insieme, vuol dire su andiamo insieme prima in eravamo pizzeria, non lo so, in termini concreti che cosa significa? Non lo so. Che non si può più criticare, che si deve dire che tutto va bene ma dava la Marchesa, e non lo so che cosa vuol dire stare uniti. Il tifo si fa sugli spalti, lo si fa in tante circostanze, anche al bar, ma quando si discute della partita le cose vanno raccontate come per la stragrande maggioranza delle persone sono andate. E così in maniera obiettiva sicuramente, quindi poi se qualcuno ha la coda di paglia e si offende sono problemi suoi, ci mancherebbe. Noi l'abbiamo fatto sempre con serietà, onestà intellettuale, per cui. Scusami, io devo dire che Giovanni ha fatto un articolo come al solito fotografico della partita e si è sentito accusare da un tifoso. Vabbè. Il quale se scrivi queste cose non sei tifoso del Lecce. Guardate che cosa bisogna scrivere per essere tifoso del Lecce, o meglio giro la domanda: si è tifoso del Lecce solo se si tracciano gli elogi, se si spalma la melassa? No, si è tifoso del Lecce a prescindere da questo. Forse lo si è di più quando si mette il dito sulla piaga, e il Lecce ha più di una piaga in questo momento. Assolutamente sì, inoltre credo che una parte della situazione attuale sia anche dovuta al fatto che, come hai detto tu, Falcone in nazionale, Strefezza in nazionale, Baschirotto in nazionale, quindi un po' un'esaltazione non giustificata. Cabà e Dorgu sono due promesse che saranno dei fuoriclasse futuri, cioè, Gallo è pronto per una delle grandi squadre. Stiamo ecco, queste sono le cose che fanno male. Lo ha richiesto il Barcellona, avevo letto da qualche parte. Queste sono le cose che fanno male. Barcellona Pozzo di Cotto. Glielo auguro, per carità. Quindi, noi vogliamo bene a Gallo, però assolutamente sì. Ancora non è da Barcellona. È il genero di Giacomazzi, come sarebbe a dire? Scusami, dici che noi allora, vogliamo bene. Pierpaolo e Stefano, si deve esprimere valutando tutta la partita il ci giudizio sulla squadra. Ci mancherebbe, sicuramente. Non mi pare che ci siano gli elementi per stabilire che il Lecce, sì, ha fatto un primo tempo magnifico, anche un inizio di secondo tempo, ma poi. Sì, al tirare delle somme nelle ultime 6 partite il cliché è stato sempre lo stesso, è stato sempre lo stesso copione, e non a caso sono arrivate 5 sconfitte ed un pareggio in casa con un Cagliari che nel finale ha sfiorato rischiato anche la vittoria. Ringraziamo Falcone che ha parato, ha fatto un'ottima parata sul tiro di un attaccante cagliaritano, altrimenti avremmo perso anche a casa. E quindi questo è il discorso, cioè sono cose dalle quali sono cose oggettive che stanno sotto gli occhi. 10 gol subiti nelle ultime 6 partite e 2 soli realizzati. Insomma, così la direzione è univoca se si continua in questo modo. Ma entrando nella partita di ieri, Pierpaolo, a tuo parere è Gilardino, allenatore del Genoa, ad aver azzeccato le sostituzioni, oppure è stato il Lecce che si è offerto, come dire, ha offerto la testa al patibolo?
No, non è stato il Lecce ad offrire la testa, ma è stato bravo il Genoa col suo allenatore a leggere la partita dopo un primo tempo indecente da parte del rossoblù e riuscire con i cambi a cambiare soprattutto assetto, modulo, e da quel punto in poi il Lecce non ne ha capito nulla più. Eccola la pianta, assetto e modulo non ve lo dimenticate, perché voglio sentirlo. E questa, questa mossa ha fatto la differenza, sono bastati due cambi al primo minuto del secondo tempo per vedere subito in campo un altro Genoa che ha subito colpito il palo, cioè rischiato di pareggiare e poi è dilagato perché il Lecce in campo non ha saputo opporre la minima resistenza. Non ti volevo brucio gli argomenti. Volevo completare i numeri, ci sono anche i pali da parte del Genoa. Appunto, appunto. Pali e traverse. Appunto. Genoa con sei titolari meno, fuori centrocampo. Rosa. Quindi chi era in, con problemi di formazione era proprio Girardino ieri. Esatto, esatto. Mancava il centrocampo titolare al Genoa per squalifica ieri. E invece il Lecce che cosa ha fatto? Come ha risposto? Mandando in campo i due giocatori che erano quelli meno indicati, prima Banda e poi Rafià, che erano reduci dalla Coppa d'Africa. Addirittura Banda è arrivato pochi minuti prima, si è aggregato al resto del gruppo direttamente a Genova, è stato mandato in campo, non ne ha capito niente, ha sbagliato. Da dove arrivava? Arrivava dalla Coppa d'Africa con lo Zambia che dove? Ha giocato. Ma... ha fatto ore di volo. Il viaggio lungo l'ha fatto. E poi come quegli aerei non danno manco il pranzo. Quando in panchina qualche alternativa da Versa comunque ce l'aveva. Ieri sono state fatte delle scelte incomprensibili. Tu hai parlato dei cambi al 91esimo e sono quelli, ma preceduti da quei due innesti a 20-25 minuti alla fine che assolutamente non hanno dato nulla, anzi hanno tolto qualcosa alla squadra che a quel punto non ha avuto più gli strumenti, le armi per rispondere al Genoa arrembante. Ti presto il cavatappi, Giovanni, stoppala, stop le comunicazioni, vai. Allora, Alberto Tricarico, ciao Alberto, ciao, ciao Alberto, ciao, buonasera a tutti. Calo improvviso di tutta la squadra, ripetuto sistematicamente. Non è improvviso, non è improvviso. Ci siamo abituati a... Infatti l'ha detto, ripetuto nel tempo, sistematicamente. Si può spiegare in tre modi, o problemi fisici, o di tenuta mentale, o per direttive tattiche. Ma in tutti e tre i casi la responsabilità è dell'area tecnica, c'è poco da discutere. Adesso ci vuole assolutamente una scossa, un cambio di rotta, altrimenti con questi risultati si rischia di retrocedere, siamo d'accordo, abbiamo citato. Poi Antonio Principe, buonasera, un commento su questo nuovo acquisto. Questo è di Savoia. Non lo so se è di Savoia o dei Borbone, questo non lo so. Scusa, siamo così, siamo dei giocherelloni, come Umberto, quello che aveva la trattoria ai laghi Alimini molti anni fa, poi ve la racconto. Via. Allora, diceva Umberto, quello a Frassanito. Sì, a Frassanito. Era Umberto, famoso. Dai, così, allora, stemperiamo, no, aspetta un attimo. Diciamola, dai. Allora, io lavoravo in banca a Vernole, andavamo a Frassanito all'ora di pranzo a mangiare qualcosa. Umberto era un giocherellone, un amicone, e in quel periodo, anzi per lungo periodo, pranzava lì la moglie dell'allora governatore della Banca d'Italia, Guido Carli, sì. Però mangiava solamente uova di aragosta. Allora l'aragosta Umberto la portava, poi Umberto portava il conto, e la racconto perché poi mi attacca a questo per parlare dei cambi del 91esimo. Portava un foglietto di carta, preso un blocchetto di appunti, e c'era scritto: primo 5.000 lire, 5.000. Secondo a gratis, così, a gratis. Tutta una parola. Contorno 3.000, se la va 1.000. E allora io ho chiamato Umberto e ho detto: Umberto, scusa, cos'è se la va? No, non è andata, cancella. Allora, bella questa. Voglio dire, il cambio al 91esimo hanno idea di essere il se la va. Se va, va, se la va. La disperazione. Ci abbiamo provato. Fammi finire quello che dice Antonio Principe, poi ci dirà se è borbonico o è Savoia. Di Galles. Vuole un commento da noi su questo nuovo acquisto in difesa. Non era meglio un centrocampista che si inserisce? Beh, qui la domanda la giriamo a Pierpaolo. Non c'è ancora l'ufficialità, ma pare che lei ci abbia chiuso per questo 23enne svedese che giocava nel Celtic di Glasgow. Si tratta di un difensore centrale nell'orbita della sua nazionale, due presenze in Champions League, però più di questo onestamente non sapremmo darvi notizie. È chiaro che rinforzare adesso la difesa sembra strano, però ricordiamo che Lecce nel frattempo ha ceduto nei giorni scorsi Smailovic, e quindi magari un rinforzo numerico per avere in quel settore determinati elementi
per poter poi scegliere, anche perché il mercato non è chiuso, non sappiamo se ci saranno delle mosse in uscita ulteriori. Si parla di venuti in orbita Palermo, non immagino che possano esserci delle notizie legate o a Baschirotto o a Pongracic, sarebbe clamoroso senso a due giorni, tre giorni della chiusura. Questo ragazzo svedese mi pare che fisicamente sia messo bene, è 193 centimetri. È il nipote di Anita Ekberg, pare. No. No, è un longilineo filiforme, però è bello alto, 193 centimetri, quindi vedremo se si tratta di una... di un acquisto. Però la domanda era chiara, Stefano, era questa la necessità prevalente o ce n'erano altre? Secondo me ce n'erano altre, cioè quella di alzare la qualità della squadra, soprattutto a centrocampo. Come abbiamo avuto modo di dire nelle puntate precedenti, quando dicemmo che arriveranno i soliti ignoti, per cui qualitativamente molto poco, quantitativamente solo ragazzi messi lì per tappare buchi e niente di più. Quindi tutto rimarrà come prima. Come prima. Fabrizio Negro, ciao Fabrizio. Ciao Fabrizio. Ci ricorda, lui è uno storico, sapete. Da Tenerife. No, non è a magari per lui se è a Tenerife, sta a Galatina, vabbè. Allora, Santa Maria di Leuca praticamente. Cioè, nel dicembre 2006 Zeman fu esonerato dal Lecce perché Giovanni Semeraro era stanco di sentire dal tecnico Boemo: anche se abbiamo perso, abbiamo giocato bene. Infatti. A cui il presidente rispose come giustifica per l'esonero: ok, ma io vorrei anche vincere. Poiché la logica dei commenti di D'Aversa è più o meno la stessa, e considerando che questa è Serie A, quella di Zeman in quel periodo era Serie B, e considerato il calendario proibitivo di febbraio, esatto, quanto dovremo aspettare un eventuale scossone? Un'ultima considerazione: questa prestazione dell'arbitro, buona la prestazione dell'arbitro, ma qualche giocatore del Genoa con i loro falli, come quello del rigore, erano da ammonire. Vabbè, non ci attacchiamo mo a queste cose, sì, probabilmente. Comunque, quanto a falli, i numeri dicono che ne ha fatti, ne ha commessi più in Lecce. Vabbè, del Genoa. Però. Questo dicono i numeri. Vabbè, dipende poi la qualità del fallo, poi è chiaro, ci sono falli, il fallo, un conto è tirare la maglietta, un conto tirare una sassata nelle caviglie, insomma questo è. Poi e questa non la capisco, Roberto Totarofila, grande signor Gavino. Grande di età, voleva dire. Roberto, si riferisce alla carta d'identità. Mannaggia la mia, Roberto, fatte vedere ogni tanto, vorrò dire. Michele Vadrucci, buonasera, è un piacere sentirvi. Da 3 anni che cerchiamo un centrocampista che segni e detti i tempi. Bravo. Più manca l'esperienza e la malizia nell'addormentare il gioco quando serve. Esatto. Io sono d'accordo. Un giocatore che sappia congelare il gioco. Bravo, bravo Michele. È una sottilissima precisazione, bravo, necessaria secondo me. Poi Vincenza Pastore sta guardando. Riccardo Tato Pacione. Applauso, brava Vincenza, guardando, che stai guardando, grande Vincenza. Sta guardando, le quote rosa sono garantite. Sta guardando i fatti suoi. Allora, Riccardo Tato Pacione dice: ciao Pierpaolo Sergio. Ciao Riccardo. Il Genoa ha fatto la propria partita. Poi Sandro Personè sta guardando, salutiamo. Antonio Maturo sta guardando, ciao Antonio caro. Gaetano Tanino Coppone. Gaetano ci segue sempre. È vero. Questo lui è un reduce dalla spedizione dei Mille, no? Ah, ho capito. Questo comunque è il mio pensiero sulle prestazioni del Lecce. Troppi errori in area avversaria e nella nostra. In area avversaria spesso il solo Krstović, nella nostra avversari senza copertura. Aspetta che ho perso. Cercala ancora, che intanto io... Ecco, intanto vai tu, perché qui... Posso aggiungerti qualcuno degli altri amici? Sì, dai. Allora, c'è Aldo Basti che ci segue come sempre da Pordenone, ci saluta e dice: potrebbe essere possibile che la squadra non segua più il suo allenatore? È un interrogativo che circola. È molto insidiosa questa ipotesi. Però, è molto insidiosa. Esatto. Però, guarda, anche così, sul piano della logica, se la squadra non seguisse l'allenatore, se ci fosse Maretta, diciamo... E non disputerebbe questa squadra quei primi tempi come quello di ieri. Cioè sarebbe già, come dire, in pantofole. Se fosse ammutinamento sarebbe totale. Già da quando entrano in campo.
vedremo anche qualche autorete, qualche passaggio fatto. No, quelli si fanno, no? Quelli si fanno ancora. Qualche rete, qualche gol sbagliato, no? Vabbè, no, quelli si fanno pure. Daniele Ciardo poi ci chiede se ci sono novità di mercato. Abbiamo ricordato Lagerbil, che è questo svedese 23enne centrale di difesa che sembra ormai in procinto di approdare. Nipote di Anita Ekberg. Nipote di Anita Ekberg. Allora, le hai recuperate? Sì, ho recuperato Gaetano. Vai. Esatto. Scusaci, eravamo in debito. Purtroppo ogni tanto al telefono preso all'uscita della No, ogni tanto spariscono i commenti. Sulla piazza. Allora, lui dice troppi errori nella nostra area e in quella avversaria. Nell'avversaria c'è solo il povero Cristovic a portare la croce, dice lui. Nella nostra invece avversari senza copertura, lasciati liberi di fare ciò che vogliono. Bravo. Le partite poi non le analizzano, non vedono che per esempio contro la Juve Vlahovic era praticamente solo e i nostri se lo sono dimenticato. C'era non Gallo, vedono che ieri Reteghi sul ritorno in area del pallone dalla traversa era solo davanti al portiere senza nessun disturbo, e non vedono che sul secondo gol il giocatore avversario sul palo opposto era solo e ha rimesso di testa la palla in area e da lì è nato il gol. Era sempre Reteghi. Bravo. Ci vuole tanto? Il mister predisponga in area la copertura a uomo. Parole sante. Bravissimo. E intensifichi l'attenzione dei giocatori affinché chiudano gli spazi. E in attacco dia supporto a Krstović. E poi le sostituzioni. La squadra stava giocando bene e fa i cambi. I cambi vanno fatti prima se stai perdendo, ma dopo se stai vincendo ultimamente sta succedendo l'opposto. Non riesco ad essere più sintetico, vabbè. Quella di Gaetano è un'analisi che io condividiamo. Abbiamo sottolineato settimana dopo settimana proprio questi aspetti. Però questa storia dell'uomo libero in area, non di rigore ma in area di porta, è una costante, è una caratteristica della difesa del Lecce di quest'anno. Che piaccia o non piaccia a chi dice che non tifiamo Lecce, questa è una caratteristica, perché abbiamo preso Caterve di gol. Gaetano ha ricordato il gol della Juventus, è stato la fotocopia di quello che è successo ieri a Marassi, questa palla che rimbalza da destra a sinistra con i nostri che la guardano come gattini alla ricerca del gomitolo da prendere mentre gli adulti giocano, e poi arriva chi prende la palla e la manda in rete. Ci racconti i gol? Che dolore. Lascia stare i pali alle traverse, fanno parte della narrazione. E il gol, il Lecce passa in vantaggio con finalmente Krstović, grazie a una deviazione di Vázquez sul tiro dal limite, e sembrava che la partita... Ti fermo, se in quel modo avesse segnato il Genoa, che cosa avremmo detto noi? Sfortunato il Lecce. Certo. È vero, non è vero. Invece no, questo è un gol limpido per il tifoso. Limpido non è, perché la deviazione è decisiva. È stata proprio la deviazione a mettere fuori casa il portiere Martinez, che ha visto questa palla scavalcarlo e non poteva raggiungerla. Quindi il Lecce che passa in vantaggio, dominando per tutto il primo tempo e sprecando l'impossibile. Falcone rischia poco, davvero nulla, invece il Lecce che fallisce tante reti davanti a Martinez. Secondo tempo poi, che invece cambia completamente registro, vede il Genoa salire in cattedra e il gol arriva a 20 minuti dalla fine, perché fino a 20 minuti dalla fine il Lecce era in vantaggio, era in calo di condizione, in balia dell'avversario, ma aveva il risultato dalla sua parte. C'è questo fallo inutile di Pongracic quasi al limite dell'area, punizione battuta da Gudmundsson, che era stato fino ad allora controllato molto bene ed era l'elemento più temuto. Palla che incoccia sulla faccia interna della traversa, ricade sul terreno di gioco, non supera la linea bianca. E lì c'era la faina pronta. Esatto, l'unico che si avventa su quel pallone, mentre i difensori del Lecce tutti fermi a guardare, è proprio Reteghi, che da zero metri con la testa appoggia la palla in rete e trova il pareggio. È ovvio che lì la maggior parte di quanti seguono le vicende del Lecce ha capito che era una botta che avrebbe fatto male. Tant'è vero che arriva puntuale, dopo appena 6 minuti, il raddoppio del Genoa, preceduto da una chiarissima occasione sulla quale si era superato Falcone con Ekuban. Proprio lui riceve questa carambola di cui parlavamo qualche minuto fa in area, da sinistra a destra, da destra a sinistra, palla messa all'indietro di testa molto intelligentemente dall'attaccante, che poteva a quel punto anche provare una conclusione a rete da posizione defilata, invece serve il compagno a centro area, che pur tra tre maglie di giocatori del Lecce si inventa questa semi rovesciata che non lascia scampo a Falcone e porta in vantaggio definitivo il Genoa per il 2-1. Io adesso apro
con Giovanni una piccola parentesi della quale che mi ha lasciato il segno. Ieri la Torres ha giocato a Carrara, ha beccato 5 gol, 5-1, ma ciò che voglio dire è che io mi vergogno di quel che i miei vecchi concittadini hanno fatto a Carrara. Nel minuto di raccoglimento in memoria di Gigi Riva, non sto parlando di uno qualunque, ma comunque sempre un minuto di raccoglimento, i tifosi della Torres, vergognatevi, vergognatevi, sono usciti dallo stadio perché l'antica rivalità prevale anche sul buonsenso, prevale anche sulla correttezza, sull'educazione, vergognatevi e non andate più alla Torres per un paio di settimane, perché sennò vi prendo tutti a calci nel culo. Ci voleva. La storia non insegna niente. Se nell'antica Grecia, in guerra, gli avversari rendevano omaggio al nemico caduto sul campo di battaglia, dire che nel 2024, per una partita di calcio, assistere a queste scene si tratta di qualcosa di vergognoso, come giustamente hai affermato tu, inconcepibile, assolutamente fuori da ogni logica, perché comunque va a ledere la memoria di un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, il più grande attaccante della nazionale. Ma senza arrivare ai tempi di Atene, 80 anni fa, nella seconda guerra mondiale, già 3.000 anni fa funzionava così. In Africa, alla divisione Folgore, fu reso l'onore delle armi da parte degli inglesi, per l'eroismo dimostrato in quella battaglia. Esatto. Stiamo parlando di El Alamein. Imparate qualcosa. Allora, continuo. Vai. Francesco Pio Villani. Ah. Ciao Francesco. Ciao Francesco, è vero Oremus. Sta rispondendo a me. Secondo te Francesco Pio Villani può dire delle preghiere in un rosario? Francesco, vedi tu poco intercedi. Poco. Intercedi pro nobis. No, pro nobis. Per loro. È vero che nel spendiamo molta energia nel primo tempo, come avevo io detto, però teniamo conto che in quei 45 minuti sprechiamo troppo, giusto? Se non fosse ciò potremmo stare più tranquilli, ad esempio ieri poteva stare sul 3-0 ammazzando psicologicamente, ed è quello che ho detto io. Poi lui poi continua, poi servirebbe uno specialista nei calci piazzati, Bologna e Genoa ne sanno qualcosa contro di noi, quindi ci manca anche uno che sappia tirare bene le punizioni. Riccardo Tato Pacione dice: stai vincendo e metti Bandà di ritorno dalla Coppa d'Africa? Giustamente, un giocatore che era arrivato poco prima, ieri mattina. È una bella domanda insidiosa. Poi Gaetano Tanino Coppone ribadisce: tutto al più cambiavi Uden e Kabà, che erano entrambi cotti. Poi dice: Venuti perché lo hai in panchina? Vabbè, Venuti è un difensore, quindi se non... abbiamo detto potrebbe anche essere sul piede di partenza. Poi di nuovo Francesco Pio Villani dice: l'altra sera Trinchiera disse che non avevamo mai perso contro una squadra rivale per la salvezza. Alla fine è stata una sentenza. Parole famose. Come si dice? Un bel silenzio non fu mai scritto. Adolfo Negri, grande Gavino, dice grande Gavino Adolfo Verri, poi abbiamo saluti anche per Adolfo Verri, è ormai in pensione ma era il comandante dei vigili urbani di Vernone. Poi dice: una volta mi ha fatto la multa e lo hanno licenziato. Vabbè, poi dice: diglielo nell'orecchio a Gavino, basse curca, cioè, ti sta invitando ad andare a dormire. A posto. Adolfo, è facile che le musche se ne zicco. Giuseppe Donato Compagnoni: ciao, sono stato domenica allo stadio, il Lecce non meritava di perdere, i genovani hanno fatto i complimenti a Lecce come giocava, ma penso per il primo tempo, perché nel secondo tempo il compito va fatto sui 96 minuti. Riccardo Tato Pacione: Kabà sbaglia il 2-0 e l'abbiamo visto. Alessio Guido invece: bello, lapidario, bel gioco, tutto bello, ma di tutto questo cosa ce ne facciamo? Bravissimo Alessio. Bella. Questa è davvero una cosa da copertina, da incorniciare. Riccardo Tato Pacione dice: come ogni vero tifoso del Lecce, con il cuore Lecce dalla Brianza, quindi ci scrive dalla Brianza, fiducioso, esatto, in un'altra salvezza. E poi per ultimo c'è la sentenza di Ivan Vivenzio, che dice: quest'anno si scende in campo. Quindi vabbè,
sono consentiti tutti i gesti. Proseguiamo dopo perché arriverà. Tutti allora, i gesti apotropaici sono consentiti. Ci vuoi dare le tue pagelle che poi faccio correggere da Stefano? Giustamente. Allora, per quanto riguarda i positivi della partita di ieri, io ci metto Falcone, nonostante due gol su cui non ha responsabilità, ha evitato almeno altre due reti al passivo. Ci metto Baschirotto, che ci ha provato in tutti i modi a fare da diga per la porta del Lecce, ma non ce l'ha fatta, si lanciava ormai su tutti i palloni che i genoani calciavano, sfortunato anche nella deviazione che manda la palla sulla traversa nell'azione del secondo gol del Genoa. E diciamo Alquist, perché ha dimostrato che quando qualcuno intelligentemente riesce a servirlo sulla corsa in profondità senza dargli la palla all'indietro e rallentarlo, riesce a fare male agli avversari, e grazie ad una palla filtrante di Kristovic che lo manda in area di rigore, da cui scaturisce il penalty poi sbagliato dallo stesso Montenegrino. Quindi questi sono i tre giocatori che si sono distinti ieri. Per il resto, tra le insufficienze più gravi, io credo che spicchi quella di D'Aversa, perché con quei cambi perfetto, ha peggiorato la situazione. Perfetto, Stefano, sul calcio di rigore. Sì. È più bravo Martinez, no, il portiere, no, o è Kristovic? Ha sbagliato. I calci di rigore parati sono calci di rigore sbagliati, perché se Kristovic avesse tirato a fil di palo, il pallone sarebbe entrato matematicamente. Quindi è stato un errore di Kristovic, scelta, no? Sicuramente. Di affidargli quella responsabilità a un ragazzo che comunque vive un periodo difficile, è sintomatico di come la squadra, la società voglia spronare questo giocatore a ritrovarsi, però era un rischio fargli calciare quel rigore in quel momento. Il tirare così forte è sintomo di tensione, di rabbia, paura, rabbia, interna, e lo vediamo come è nervoso. Poi ne avevamo, ne abbiamo parlato, tre o quattro dei ragazzi tranquilli, Alquist per esempio, esatto, tranquillo, esatto, alla serenità, esatto, per farlo, insomma, vabbè, però le scelte sono scelte e vanno rispettate. E allora, tale Gendrey, sì, tale Gendrey, il nostro esterno di destra, ha dichiarato: non guardiamo la classifica, altrimenti arriva la paura. C'è questo rischio, Giovanni? Sì, è già arrivata. Sì, sì, no, no, c'è già... Perché i numeri che ho snocciolato io, cioè, ma che sono sotto gli occhi di tutti, questo punto nelle ultime 6 partite, o questi 5 punti in 10, o i 10 punti nelle ultime 17 partite, cioè sono sicuramente il sintomo di una squadra che ha imboccato la via della retrocessione. A questo punto dobbiamo sperare che gli altri facciano peggio di noi, ma è difficile veramente fare peggio di così. Quindi è chiaro che quando fai un grande inizio di campionato, 11 punti in 5 partite, poi il vantaggio dalla terz'ultima comincia piano piano a erodersi, a sgretolarsi, è chiaro che poi la paura subentra. Adesso siamo solo a 3 punti da chi occupa la terz'ultima posizione, quindi 3 punti si recuperano in una partita. Sì, però basta, nel calcio sappiamo tutti, basta poco per invertire la rotta, certo, no? Magari un buon risultato contro la Fiorentina venerdì prossimo darebbe entusiasmo, autostima, oh, eccetera, insomma, e potrebbe... Quindi ripartiamo dalla Fiorentina, secondo uno... proviamo a fare risultato contro la Fiorentina, questo è il discorso. Peraltro però... Fiorentina che viene con un po' di denti avvelenato, con tanta cattiveria, perché pare che la partita l'abbia persa un po' per... Quest'anno si scende, dice calciomercato ridicolo, e Corvino non esonererà mai D'Aversa, perché in fondo dovrebbe poi esonerarsi da solo. Poi dice dopo l'Inter saremo tutti lì sotto. Poi Pierpaolo Sabetta, ciao Pierpaolo. Ciao Pierpaolo. Buonasera, in arrivo il difensore dalla Champions. Al mio avviso non è quello il ruolo da sistemare al di là dell'infortunio di Dermapu. Comunque vedremo chi farà posto. Non credo stia venendo qui in Salento in previsione della bella stagione. La formula dovrebbe essere prestito con diritto di riscatto. Quindi non è un acquisto a titolo definitivo. Poi dice le prossime sostituzioni facciamole direttamente nei supplementari. Infatti. Giusto, giusto, giusto. Poi Riccardo, buonasera, grazie di tutto. Ivan Vimenzio, vabbè, già detto, abbiamo già detto. Allora, non c'ho altro. Giovanni, ma i cambi al 91esimo sono queste menare per cogliere,
o sono per allungare la partita di un minuto e mezzo? No, secondo me quando fai la sostituzione il tempo che l'arbitro recupera è sempre inferiore a quello che ci impieghi per proprio farlo, così, lo perdi più il tempo. Sono 30 secondi per ogni giocatore. Ci sono le 5 sostituzioni, le devi fare, le fai, bossa della disperazione, stai perdendo, butti uno in campo sperando che... Ma non avevi tu il pallino del gioco? Non c'era niente, che quello è... Non sono stati dei cambi... tipo mettere 2-3 attaccanti, buttare la palla in aria e vedere che succede, come capitò col Bologna, e il Lecce stava lì a guardare quei due cambi, i due subentrati non hanno toccato la palla, non hanno preso palla. No, se stai vincendo ha un senso il cambio al 91esimo, no? Spezzi il ritmo, se sei sotto, Stefano, banda in campo dopo tante ore di volo non ha senso, quindi stanco eccetera, ma era il caso? No, assolutamente no, e l'ha dimostrato sul campo, perché tante ore di volo, il jet lag, i fusi orari, il ragazzo è arrivato frastornato, quantomeno buttato subito in campo, così ha fatto la figura che ha fatto, ma non poteva accadere diversamente. Scusate, giusto perché io non sono in grado di esprimere un giudizio, avete elementi per giudicare il Pierotti, visto che ormai ha disputato circa 9 minuti? Aspettiamo almeno i 10. È un UFO al momento. Aspettiamo. No, onestamente anche non ieri, è giudicabile. Quell'ingresso in campo non ha dato, così come le altre sostituzioni, assolutamente nulla. Abbiamo visto davvero un D'Aversa allo sbando e un Lecce che seguiva il suo condottiero verso il naufragio. Eravamo a Genova, quindi Lecce naufraga a Genova. Vabbè. Gavino, se vuoi ti leggo questi altri messaggi, perché ci sono degli spunti. C'è Fulvio Pascali che dice: mettere le due punte, spostare magari Alquist a sinistra visto che era raddoppiato, leggere la partita, spesso D'Aversa inizia bene ma poi gli altri attuano accorgimenti tattici e il mister fa sempre gli dico stessi cambi. Dico la mia, Alquist a sinistra perde il 50% sì, della sua efficacia, sì, perché lo abbiamo già abbiamo visto. A proposito di destra e sinistra, si è risolta la querelle Strefezza. Un giudizio su questa linea, ne abbiamo parlato nella puntata precedente. Sì, sì. Guarda, secondo me ci ha guadagnato Strefezza, perché è andato nella società più ricca d'Italia, che è il Como, giocherà titolare, guadagnerà di più rispetto a Lecce. Lotterà per la promozione e con un po' di fortuna l'anno prossimo tornerà in Serie A, quindi sicuramente ci ha guadagnato il giocatore. Ma l'avevamo detto che bisognava cercare, insomma, che cercasse stimoli nuovi, visto proviamo che il coraggio e diciamola, se erano separati in casa esatto. bene che si ora si non è neanche giusto dire è stato trattato male, sicuramente non è stata una gestione simpatica quella dell'ex capitano. Però è pur vero che quando è sceso in campo puntualmente ha deluso, perché ricordiamo quello che abbiamo detto di Strefezza quando giocava. Strefezza entrava in campo ma non faceva la differenza, raddoppiato, perdeva palla, passaggi sbagliati. Era un giocatore ormai che aveva perso gli stimoli giusti per dare quel qualcosa in più che era riuscito invece a fare in Serie B l'anno scorso in Serie A. Ma trova, il vero Strefezza non lo vediamo da un anno. Ma trova come un allenatore, che è uno che apprezza i giocatori, come esatto, Strefezza. Perciò ha detto bene Stefano, lì potrà trovare nuovi stimoli, nuovo entusiasmo e magari tornare a essere a un giocatore con il sorriso sulla faccia. 8 minuti fa è arrivata l'ufficialità. Unione Sportiva Lecce comunica di aver ceduto a titolo temporaneo con obbligo di riscatto il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Strefezza al Como 1907. Quindi mancava solo l'ufficialità. 8 minuti fa è arrivata l'ufficialità. Ringrazio la regia che tempestivamente mi ha comunicato la notizia. Ma abbiamo una regia fantastica. Una regia stupenda. Guarda, se fosse così puntuale e precisa nel pagarci in presenza, saremmo ricchi, vabbè. E invece campo a cavallo mio poi che altro c'è? No, non c'ho, io non c'ho altro. Gianni Lococciolo ci scrive: la difesa fa acqua da tutte le parti, mi dispiace dirlo ma il signor Pongracic si deve dare una calmata, non può fare sempre falli dal limite dell'area e poi in area di rigore non riesce più a neutralizzare le punte avversarie, per non parlare di Baschirotto che adesso si stanno vedendo i suoi limiti, che senza un TT accanto è un calciatore da Lega Pro. Sul gol di Reteghi lui era a farfalle, è stato Gendré a centrare di contrastare è andato in nazionale, stavano in barriera su quell'occasione, i difensori erano in barriera, e Baschirotto quindi, secondo me sono due giocatori validi.
certo, hanno dei limiti e li conosciamo tutti. Ongaric c'è uno che commette falli che potrebbe evitare, però se non commettesse quei falli significherebbe non che starebbe a Lecce. Atteggiamento nei confronti dell'avversario un pochino ossequioso, e so. Questo non è tipico del marcatore centrale. Certo. Marco Mosca Giuli ti saluta, dice saluti dalla tua Sardegna, sono a Sassari, e poi dice ci vuole l'attaccante di peso. Marco, che non arriverà. Marco? Marco Mosca Giuli. Marco, vai a Sassari in via Usai, c'è il forno della Fainé, fatti una mangiata di Fainé. Di Fainé. Poi c'è Ugo Fasiello, salutiamo Ugo, che dice cari signori, la partita l'ha vinta Gilardino, che ha saputo leggere la gara passando dal 3 al 3-5-2 e ha messo in difficoltà il Lecce, ancorato sempre al solito 4-3-3. Il Genoa col minimo sforzo ha vinto meritatamente. Purtroppo chi dorme non piglia pesci, chi è Bravo. Causa del suo mal pianga se stesso. Bravo. Da Versa non ha saputo prendere le contromisure. Di che ci lamentiamo se siamo prevedibili? Questa storia della bella prestazione lascia il tempo che trova, bisogna fare di necessità virtù, altrimenti è Serie B. Un abbraccio a tutti e ci salutiamo. È doloroso ammetterlo, ma la partita l'ha vinta Gilardino, questa è la verità della partita. Allora Marco Mosca Giuli è ad Alghero, per la precisione. Allora Alghero, fatti la mangiata di aragoste. Allora se stai ad Alghero prendi la litoranea, passa da Lido San Giovanni, passa dal ponte romano di Fertilia e arriva a Capocaccia. Prima di Capocaccia c'è la Foradada, che è un isolotto col bucato dove il mare spruzza acqua. Lì non troverai nessun ristorante, quindi portate il panino. Gavino, Nicola Sambati, ma è un reato di lesa maestà iniziare a sollevare critiche nella gestione di questa stagione? Ma lo sanno che siamo a 3 punti dalla zona retrocessione e che non c'è più tempo? Poi ci saluta Daniele Ciarmo, saluti da Lugano, dice. Allora, questo va detto a chi ha detto a Giovanni, Nicola Sambati, l'articolo di Giovanni, allora tu non fai il tifo per il Lecce. Ritorniamo a questa cosa, dritta e ritritta. È ora di finirla. Si critica il Lecce perché merita di essere criticato quando merita di essere criticato. E tutto sommato, ma questo è un parere molto personale, io credo che le critiche debbano giovare se accolte devono nella stimolare giusta maniera. Devono stimolare, certo. Tonino Baccaro, ora come ora bisogna vincere, prima la paura di sbagliare e poi la partita. Buona serata a tutti. Daniele Ciardo, secondo voi arriverà un centrocampista? Il tempo stringe, sulla carta. Vabbè, se deve arrivare dalla Serie C, insomma. Intanto però, se non arriva ancora il centrocampista, arriva la Fiorentina. Allora, bella gatta, non fare da la solita battuta da 5 euro con il resto di 4. Dove la vedrà? Come la vedi? Dico seduto sul divano. No, come la vedi? No, vabbè. È una partita dove l'attenzione deve essere molta, purtroppo. Perché la Fiorentina a volte può essere una gran bella squadra. La Fiorentina è stata punta dalla sconfitta interna di ieri contro l'Inter. Il Lecce non avrà Ramadani perché all'ultimo minuto del tempo di recupero ha beccato l'ennesima ammonizione, quindi Ramadani era diffidato, non sarà squalificato, e quindi problemi anche per il centrocampo leccese, quindi già la partita è difficile di per sé. Poi ci abbiamo anche questo buco a centrocampo, perché poi non dire buco quando stanno passando le belle ragazze. Vabbè, perché poi un giocatore simil Ramadani il Lecce non è che ce l'abbia proprio, cioè può giocare Blen tutta l'unica alternativa, ma è l'unica alternativa che però insomma non è, e quindi insomma sarà una partita vogliamo dire difficile. Che il vero problema forse è proprio qui, che non è stato adeguatamente sostituito un giocatore come Hjulmand, perché da solo valeva 3 Hjulmand a centrocampo. Ramadani è un onesto pedalatore, un giocatore nella norma, niente di eccezionale, ma da solo non può sobbarcarsi il peso di fare da schermo alla difesa del Lecce e per di più impostare la manovra. Ecco che serve un Kabà che sia al top della condizione, il francese ancora non lo è, e poi c'è quest'altro ruolo della mezzala che viene preso a turno da Rafià, Gonzalez, lo stesso Uden, che è un po' il tallone d'Achille di questa squadra, perché proprio quello è il ruolo che crea dei problemi ad Aversa o nella gestione delle partite. Quindi il centrocampo venerdì sarà un bel problema andare a risolvere la composizione per non subire il contraccolpo di una Fiorentina,
che gli uomini ce l'ha, ce lo ricordiamo all'andata, dominò il Lecce lungo e largo, salvo poi abbassare il ritmo e subire la rimonta. Quindi secondo il vostro pensiero dominante, Stefano, i problemi del Lecce, come per ogni squadra, nascono quando questi ci sono, e ci sono a centrocampo. E abbiamo una pedina importante in meno. No, esatto. Non avere il sostituto di Ramadani, secondo me è un handicap notevole. Perché tu non puoi tenere un giocatore. Come si può ovviare che è nelle mani di D'Aversa, nella testa di D'Aversa la soluzione? Era stato preso faticanti quest'estate dalla Roma, ma non ha giocato neanche un minuto. Poi è stato uscito dalla Ternana, a Terni è andato e gioca. Come lo potrebbe risolvere questo problema? Un blend. È l'unico. Metti Blend davanti alla difesa. Metti Blend davanti alla difesa. È l'unico che può sopperire all'assenza di Ramadani. No, ma io mi chiedo e vi chiedo. Che succede se il Lecce perde contro la Fiorentina? Che scenario si può configurare? Deve guardarla la classifica. Ne parliamo dopo. Intanto ci scrive l'amico Emanuele Manca. Ciao Emanuele. Assente. Siamo realisti, bravo. Con la rosa attuale non c'è da essere ottimisti. Soprattutto perché le altre squadre si sono rinforzate e noi ci siamo indeboliti. Tranne il Verona non mi pare che si sia rinforzato. Discorso a parte. Oltretutto questo allenatore non riesce a gestire la squadra nei 90 minuti, quindi non basta per salvarsi. Ha ragione. Tu stiamo parlando della Fiorentina, però se allunghiamo lo sguardo e vediamo il calendario delle prossime 4 partite, noi aspettiamo la Fiorentina qui a Lecce. Poi abbiamo due trasferte, mica da niente, Bologna e Torino, e poi arriva l'Inter, che non mi pare sia abituata a concedere punti agli avversari. No. È un calendario terribile, tostissimo, come quello di queste ultime 6 giornate. Avevamo avuto lo scontro diretto col Cagliari, che era la partita più abbordabile, è stato pareggiato in casa, come ricordava Stefano in apertura, abbiamo rischiato anche là di prenderle. Quindi è un momento che davvero gira tutto male. E la partenza dei giocatori per la Coppa d'Africa ha penalizzato tantissimo questa rosa in un momento in cui infortuni e squalifiche hanno inciso in maniera pesante su quelle che erano le disponibilità per D'Aversa degli uomini, però è pur vero che proprio nei casi di necessità gli altri riescono a compattarsi e fare qualche punticino che comunque muove la classifica. Il Lecce invece è andato alla deriva, è un po' una squadra abbandonata a se stessa che offre il meglio di sé nella prima parte della gara e poi subisce un calo perché magari ha speso troppo e non riesce a tenere quei ritmi. Non appena l'avversario va a premere sull'acceleratore iniziano i dolori. Stefano, 4 partite di fuoco. Di fuoco, tra l'altro la Fiorentina ha il dente avvelenato perché in casa vinceva 2-0 e ha subito il pareggio. Il Bologna ha il dente avvelenato perché vinceva. Erano i tempi in cui tutto girava bene. Perché vinceva a sua volta 1-0 a Lecce e poi è stato raggiunto con quel gol sul rigore all'ultimo secondo per fallo sul portiere, esatto, che ha suscitato tantissime polemiche e quindi insomma sì, sono partite molto difficili. Il Torino che brutta bestia da sempre ormai, brutta bestia che non molla. I 3 punti con l'Inter sono sicuri, sono già nel cassetto, sono gli unici alla nostra portata. Quelli ce li prendiamo perché vinciamo con l'Inter e il nostro editore si suicida in diretta. Ma dobbiamo aspettare il 25 febbraio però, quindi come arriveremo allora? Esatto, anche questo è vero. Allora, sentite, che ne pensate di questa meravigliosa idea, geniale idea? Qualche scienziato ha pensato di fare qualche giornata di campionato all'estero? No, ne abbiamo parlato assurdo. Anche la settimana scorsa, già quello che è successo in Arabia con la Supercoppa dovrebbe fare riflettere, soprattutto vergognoso i fischi durante il minuto di raccoglimento per la morte di Gigi Riva in Arabia. Io solo per questo cancellerei l'Arabia dai paesi con cui l'Italia debba intrattenere qualsiasi tipo di rapporto. Ma i petrodollari cancellano anche però quelli. Però purtroppo siamo a questo, ecco, prendo proprio spunto da Gigi Riva, che Gigi Riva è stato un grandissimo campione sul campo, ma è stato un grandissimo campione anche fuori dal campo. Lui avrebbe potuto vincere
molto di più, avrebbe potuto guadagnare molto di più se avesse accettato le offerte della Juve e dell'Inter. Lui che era lombardo poteva andare a giocare vicino a casa sua, lui era nato sulle sponde del Lago Maggiore. Ma ormai riferito a casa sua a Cagliari. Lui era entrato in simbiosi con la Sardegna, con i sardi, e quindi per lui non c'erano soldi, non c'erano successi che poteva. E da contraltare fa oggi questo discorso dove i giocatori, come Balotelli, per soldi. Ma quello era il calcio in cui i presidenti di tasca propria di tasca pagavano, esatto, per sì, andare a comprare o a trattenere, sì, un giocatore. Oggi invece i presidenti sono quelli del Verona, che smantella una squadra in Serie A in corsa per la salvezza, sono quelli della Salernitana, sono quelli che vediamo nella maggior parte dei casi, i Cairo o i fondi di investimento stranieri, che dettano legge e vanno alla ricerca degli affari, non certo, esatto. No, ma poi anche i calciatori che vanno a giocare, esatto, in posti, esatto, improbabili, esatto, solo perché ti ricoprono di soldi, quindi questo Stefano è... Però questa giornata da disfrutare sui campi di altri paesi, sì, non rompe un pochino il rapporto calcio, squadra, tifoseria? Non credo che da Lecce, tanto per dirne una, perché noi rimarremo io in credo seguito, che charter. Prendiamo il charter e andiamo a credo che a sia no, offensivo nei confronti di tutti i tifosi. I tifosi, di soprattutto di chi c'è l'abbonamento. Gente, chi fa l'abbonamento che fa. Esattamente. Cioè, infatti stanno cercando una formula eventualmente per risarcire il tifoso che perde una partita. Stiamo, ma stiamo dando il tifoso proprio... è un cliente. L'importante è che abbia l'abbonamento non più allo stadio ma alle pay TV. Per il resto tutto è tollerabile. Va bene. Gianluca Dell'Anna, che saluto, ci aggiunge un'altra considerazione, dice una domanda: quando si dice su tutti i fronti che pecchiamo di esperienza, non è che l'inesperienza è un caso creato solo per le plusvalenze e non è a caso che si prendono giocatori di esperienza? Anzi, meglio, lo abbiamo in attacco con un esempio con Piccoli. E comunque, se giochi 60 minuti, se va bene alla grande, come si può dire in esperienza? Qual è il dilemma quindi? Bello, bello, ha messo il dito... No, è una considerazione giusta. Ci mancano 6-7 punti, ad ogni modo aggiunge, per quelle questioni legate alle decisioni arbitrali, al VAR. Questo è un altro capitolo, è pur vero che a Lecce mancano dei punti in questa classifica, però tanti li ha sperperati per proprio demerito, questo lo dobbiamo dire. Esattamente. Noi aspettiamo la visita della Fiorentina che va via del mare ed è la prima partita del programma. Questo ci spinge a parlare di schedina. Di schedina, hai fatto bene a ricordare come... Ricordando che questa volta, telefonando il vostro pronostico al 118, quello è il numero dove rispondono sempre. Si vince, questa volta è un bel regalo, è una camera d'aria di bicicletta rigorosamente bucata. Quindi insomma, viene fornito anche... Scusa, Ivan Vivenzio ci stuzzica su strefezza, capino, permettimi perché sto ridendo. Dice, no, che viene data anche il prestito con obbligo di riscatto, neanche i soldi adesso ci danno. Allora, scatenatevi, che vi devo dire, noi siamo ricettori di qualunque opinione. Rispettiamo tutte le opinioni perché riteniamo che ogni opinione ha diritto di venire assolutamente quando espressa in termini civili e costruttivi, ci mancherà. Assolutamente. Allora, la schedina è la gomma di bicicletta, diglielo che è della tua bicicletta, è la mia vecchia bicicletta, quella. Infatti ci ha dato anche un aire, gli avanzi di un tubetto di paraliquido, il mastice lì, la pezza, vabbè, come si chiama, vabbè. E poi il talloncino di gomma, la pezza, la però cosiddetta minticina pezza. Posso dire che raccomandazione mi hai fatto, chi la vincerà si ricordi che prima mette la paraliquida dove c'è il buco, poi esatto, deve un tocco magico e poi ecco. Allora, si giocherà venerdì, sabato, domenica e lunedì. E chi gioca di venerdì? Di venerdì sera c'è proprio Lecce Fiorentina. Qualunque non facciamo pronostico, si vedrà sul DAZN. Chi non vuole andare a Firenze allo stadio può vederla. Chi non vuole andare allo stadio, non a Firenze, allo stadio, la Fiorentina, la Lecce Fiorentina lo può vedere tranquillamente su DAZN. E quindi poi passiamo direttamente alle partite del sabato. Parto da il buon Pierpaolo. Empoli-Genoa, questo Empoli che prende un punto a Torino. Empoli. La cura Nicola, abbiamo detto, lo ha rigenerato. Si è visto una vittoria, un pareggio a Torino con la Juventus.
sia pure frutto di quell'espulsione di Milik, per carità, però intanto non è stato un Empoli timoroso, non è stato un Empoli che ha cercato di giocare per una settimana di tempo solo, di giocare per il punticino, ma ha rischiato addirittura di ha cercato di andare a vincere questa partita. Quindi io credo che possa essere una partita da 1x. 1x. Esatto. Genoa tranquillo adesso, quindi abbasserà la tensione. Stefano, Udinese Monza. Beh, l'Udinese potrebbe fare il colpo. 1x anche per Udinese Monza. Gavino, Fiorentina Milan sabato alle 18. Frosinone Milan. Ho letto la F e ho detto Fiorentina. Frosinone. Quando sarà? Vabbè, facciamo cambio, accentiamo il cambio. Frosinone Milan. Io la vedo dura per il Frosinone. Perché il Milan comunque errori su calci di rigore a parte ha dimostrato che quando quella bestia immonda che viaggia sulla sinistra come un Eurostar quando quello gioca sono dolori per tutti. Torno da Pierpaolo. Bologna-Sassuolo sabato sera. Bologna il derby vincere. Emiliano, il Bologna, esatto, il Sassuolo senza Berardi e poca roba. Stefano, Torino-Salernitana, la prima partita di domenica alle 12:30. Uno secco, ok. Non ditelo a Inzaghi però. No, glielo diciamo. Lui si aspetta. Tanto devono giocare con la Roma stasera ancora. Infatti. Esatto. Napoli-Verona, Gavino. Napoli-Verona, io penso che il Napoli sia superiore al Verona, però questo Verona sta diventando coriaceo a prescindere. Nelle difficoltà si sta fortificando. Baroni l'ha detto, non si molla un centimetro. Però vedo una vittoria il Napoli. E non c'entra il tifo per il Lecce. No, non c'entra, no. È un dato, a mio parere, obiettivo. Ok. Pierpaolo, Atalanta-Lazio. L'Atalanta in casa è un rullo compressore, questa Lazio non è ancora né carne né pesce, quindi io vedo favoriti i nerazzurri. Ma, però qua il campo, il fondo del terreno di gioco è buono, quindi potrebbe essere un vantaggio per la Lazio. No, lo diciamo, ricordiamo che Sarri la polemica sempre del terreno di gioco, di qualsiasi terreno. Stefano, è abituato in Inghilterra lui. Stefano, a te tocca il clou della giornata, Inter-Juventus, domenica sera, prima contro seconda. Stefano, attenzione all'editore. 1x. 1x2 questa, dai. Noi non possiamo fare 1x2, dai, dobbiamo indicare più o meno. È una partita da tripla, può succedere tutto. Fate come volete, mettete, però l'importante è che chiamate il 118 e verbalmente. E poi lunedì sera, Gavino, c'è Roma-Cagliari. È toccato a te il Cagliari. Non è una partita di riserva. Se vuoi ti dico quella del Bari, non lo so. Non lo so, io lo dico francamente, Bari. Perché io rimango comunque, come i sardi, rimango sempre un sardo. Orgogliosamente sardo. Mi piacerebbe che il Cagliari facesse il risultato, però ho la vaga, ho la paura che la Roma farà solo. A me farebbe piacere per Ranieri, perché è romano, no? Lui torna a Roma da avversario, da ex allenatore, da romano de Roma, e magari. Lui è perseguitato dalla Scalogna quest'anno, pazzesco. Vabbè, sì, è chiaro che la buona sorte serve. Contro il Torino, credo che anche lì, problema come quello del Lecce, 6-7 occasioni da gol. Tutte andate a firmare lo stinco, questo e quell'altro. Partite che gira così. Vabbè, schedina finita. Bene, Stefano, allora, Spedicato, un ultimo messaggio che è appena arrivato. Forza Lecce sempre, mi dispiace dirlo, abbiamo fatto un grandissimo errore a cedere Strefezza. Forza Pantaleo Corvino, crediamo in te. Questa squadra sta subendo dopo la partita con il Milan e il Lecce è cambiato. Forza Lecce sempre e comunque. Bene. Quindi un messaggio improntato. Non ci rimane da fare altro che salutarci. Sì. Io vi ringrazio naturalmente, ringrazio tutti e dobbiamo salutare Anna, Sara, Federico, Daniele e Giorgio, che non si interessano di calcio, ma sono tifosi di Yannick Sinner. Vogliamo dire qualcosa? Vabbè, grande. Grande Yannick, ci voleva che finalmente il tennis maschile italiano tornasse ai vertici mondiali, grazie a Sinner è tornato. E perché con le femminucce siamo andati un po' meglio negli ultimi anni. Ma ai tempi di siamo andati con la Schiavone. Il tennis femminile era andato ha dato soddisfazioni. Con i maschietti andava un po'
meno bene. Ecco, però adesso la Coppa Davis vinta, gli Australian Open vinti, insomma, rilanciano il tennis, l'Italia ai vertici mondiali. E soprattutto fanno da traino per i ragazzi, per le nuove leve, certo, ad andare a misurarsi, certo, in queste altre discipline che vengono obbliate spesso e volentieri. Grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e a coloro che ci hanno scritto. Adesso noi ci fermiamo solamente 2 minuti e diamo inizio alla nuova puntata e commentiamo Lecce Fiorentina. Tanto sarà uguale. Tanto è uguale. No, speriamo di no. A lunedì.